Fiera di San Giuseppe è un appuntamento tradizionale per i monteranaresi, ma anche per il territorio fermano. Pensate che ha almeno 150 anni di storia documentata. Già il senatore Giovanni Conti, poi diventato vicepresidente dell'Assemblea Costituente, nel 1905, nel libretto La Strenna di Monteranaro, dove fa la fotografia della Monteranaro di inizio 1900, mette questa fiera insieme alla Fiera di San Serafino e altre due fiere che poi nel corso dei decenni sono andate perse, la Fiera di Sant'Anna e la Fiera di Sant'Ugo, come appuntamenti tradizionali dei monteranaresi. Era il momento, con l'avvicinarsi della primavera, in cui dalla campagna, dal territorio, si venivano a fare gli acquisti che poi serviva per la stagione, oltre che primaverile e estiva, quindi un momento tradizionale. Certamente nel corso degli anni, soprattutto degli ultimi, un po' come tutti i mercati, un po' come tutte le fiere, si sta perdendo questa bellissima tradizione che invece il comune di Monteranaro punta a valorizzare anche con iniziative nel pomeriggio di valorizzazione per quanto riguarda i giovani, la piazza, con delle iniziative collaterali per intrattenere anche le famiglie qui in Piazza Mazzini. Qui siamo in un luogo caratteristico, un luogo a cui io sono molto affezionato, è il giardino di Piazza Mazzini, a fianco c'è il Palazzo Comunale, dedicato proprio a uno dei protagonisti del Risorgimento italiano, quindi un luogo molto bello. Il percorso della fiera già dalle prime ore di questa mattina è frequentato da molti concittadini, ma io vedo anche persone, oggi essendo domenica, anche persone del territorio, quindi una buona festa del papà, un augurio particolare anche a chi si chiama Giuseppe, quindi a tutti i papà, quelli che sono in terra e quelli che sono in cielo. L'auspicio è che ci sia una bella partecipazione e che possano queste tradizioni a Monteranaro come nel territorio trovare la valorizzazione che merita, perché per secoli sono andate avanti. Parlo di una fiera che a Monteranaro ha almeno un secolo e mezzo di storia documentata. Io capisco il discorso dei centri commerciali aperti, capisco le abitudini soprattutto dei più giovani, ma dobbiamo difendere queste nostre tradizioni che i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri genitori hanno sempre apprezzato. Quindi un buon San Giuseppe a tutti, una buona festa del papà e una buona fiera.